dietro, se vedete tutta questa vegetazione, perché io cerco un po' di farvi entrare nel luogo. E quando progetto un giardino, quando mi approccio per la prima volta a un luogo, cerco anche di fare uno studio della vegetazione esistente, di quella che c'era una volta, per capire un po' quali piante andare a scegliere, come comportarmi. Qual è la vegetazione potenziale, cioè quel tipo di vegetazione che si svilupperebbe senza l'intervento dell'uomo? Sostanzialmente qui avremmo, se non ci fosse l'uomo, infiniti boschi di querce, sostanzialmente di cerro, quindi si chiamano cerrete dei piani vulcanici. Nel tempo, poi cosa è successo? Che in questa zona dei Castelli Romani, con un suolo estremamente fertile, perché di origine vulcanica, e una temperatura, se vogliamo, un po' più fresca rispetto a quella di Roma, si sono, diciamo, palesate le condizioni ideali per la coltivazione del castagno. Quindi tutti questi boschi che vedete in realtà sono boschi di castagno, che è un albero che poi troviamo anche in tutta questa zona pianeggiante di San Cesario, Zagarolo e via dicendo. Quindi il castagno in realtà è l'elemento più presente, quindi se vogliamo andare a vedere un po' quello che c'è fuori il giardino, sostanzialmente troviamo più che altro castagni. E troviamo, come dicevo prima, in realtà un caos. Noi non ci troviamo in uno di quei contesti naturali molto belli da cui magari possiamo trarre spunto. Se ci trovassimo, non so, vicino a una macchia mediterranea, una cariga, dove comunque l'elemento naturale non è stato toccato, a quel punto noi non possiamo semplicemente fare entrare il territorio, diciamo, circostante all'interno del giardino. Quindi in quei casi siamo un po' facilitati dal contesto. In casi come questo, dove sostanzialmente la natura è andata completamente persa, dobbiamo un po' reinventarci. Quindi con forte intervento dell'uomo, abbastanza caotico, c'è stata una forte perdita di vegetazione. Come vi ho detto, una forte perdita di biodiversità, se vogliamo anche di identità territoriale. Quindi in questi contesti, laddove guardando al di fuori del giardino non troviamo in realtà un bel paesaggio da favorire, ci dobbiamo magari un po' chiudere, non troviamo elementi da riprendere. In questi casi quello che faccio è cercare di trovare magari delle piante o delle soluzioni che siano comunque in contesto, quindi magari andando a utilizzare, ad esempio, le piante mediterranee, piante che possono avere un'origine vicina anche di 20-30 km o addirittura dall'altra parte del mondo, per esempio in Australia, perché il clima mediterraneo, come ben sapete, lo troviamo in diverse zone del mondo. Diciamo quindi trovo una somiglianza a livello climatico, cerco un po' di adattarmi. In questi casi quindi in realtà noi ci andiamo un po' a chiudere dal contesto circostante, cerchiamo di andare a creare qualcosa di bello, quindi cercare di andare a migliorare un po' il territorio. È un argomento, insomma, abbastanza vasto, però cerco un po' di riassumerlo. Entriamo magari nel vivo, un po' nel dettaglio, sicuramente vi interessa di più. Vi introduco brevemente quelli che sono un po' dei miei sistemi di progettazione, qualcuno mio. Qualcuno, diciamo, preso e studiato da persone molto più autorevoli di me, poi ho cercato di adattarlo un po' al mio lavoro, al mio contesto, con le mie piante. E questo in realtà è un sistema che nel tempo ho cercato un po' di sviluppare e vedrete che poi in questo giardino è stato utilizzato. È un sistema di progettazione un po' particolare perché sostanzialmente anziché andare magari a posizionare le piante in gruppi come fanno spesso molti paesaggisti, anche se vedete P. Rudolph, molti suoi lavori, vediamo queste grosse masse di piante. Poi in realtà lì c'è un discorso un po' più complesso perché lui utilizza anche il matrix planting, quindi c'è una complessità elevata. Però quello che contraddistingue questo mio metodo particolare, diciamo, personale, è che sostanzialmente le piante sono disposte in linea. Infatti, se vedete, ci sono diverse linee, a partire dalla prima fila, se vogliamo. Quindi questa matrice, questo schema, sostanzialmente viene letto da questo. Immaginate che qui ci sia un vialetto, quindi viene letto da questo lato qua.
Quindi la prima fila che vedete sono delle piante basse, possono essere, ecco, in questo caso delle salvie, poi piano, mano a mano ci si allontana, lo sguardo si allontana e si arriva fino alle piante più alte, che in questo caso sono rappresentate dalla salvia luganta. Quindi se questo disegno, diciamo, se noi potessimo girare intorno a questo disegno, sostanzialmente la parte più alta che è rappresentata da questa fila di salvia sarebbe qui in mezzo, e via via il disegno, diciamo, andrebbe a scemare. Quindi sostanzialmente la caratteristica di questo modo di progettare è la scalarità della matrice della composizione e la leggibilità, perché da qualsiasi lato noi stiamo percorrendo il giardino o la viola, non riusciamo a leggere interamente tutto il disegno. Questo è un estratto preso in realtà da un altro progetto, perché in particolar modo questo lavoro che vedrete adesso non ho un progetto da farvi vedere, perché all'epoca progettavo ancora tutto su carta, per cui ci sono decine e decine di tavole tecniche piene di pallini, per cui sarebbe stato un po' complicato, diciamo, farvi vedere il progetto. Questo è preso da un altro lavoro. Quindi poi immaginiamo di avere una superficie di questo tipo, applicando quella matrice che avete visto poco fa. Io sostanzialmente mi traccio una linea, poi da questa linea posiziono una delle file che avete visto di piante, e da lì costituisco tutto il disegno. Chiaramente, detto così, sembra facile, ma in realtà non è. Tanto per darvi un'idea di quello che è il lavoro di progettazione alla base del giardino che vedremo a breve. Questo invece è un sistema che ultimamente utilizzo molto di più, perché è un sistema senz'altro rodato, dove c'è molta esperienza. Stefano, scusa, sì, posso farti una domanda di carattere organizzativo? Ciao. Queste slide poi le potrai condividere con noi oppure no? Sì, secondo me sì, non c'è nessun problema, assolutamente. Io ho la presentazione che fai, vero? Qui, quindi potrei, se non sei d'accordo, Stefano... Sì, ho aggiunto qualcosina, poi magari te la rinvio. Ok. Era solo per sapere se prendere appunti o meno. Certo. Poi, chiaramente, dopo fatemi tutte le domande che volete. Questo sistema di progettazione, dicevo, è un sistema che è già ampiamente utilizzato, però è utilizzato in tutti quei fasce climatiche dove abbiamo un fitoclima temperato, sostanzialmente, temperato umido, quindi parliamo di Olanda, parliamo di Inghilterra, no? È un metodo di piantagione che solitamente viene utilizzato con piante perenni, con graminacee, sostanzialmente piante erbacee. Negli ultimi anni è stato, stato un po' traslato, grazie al lavoro di paesaggisti, di vivaisti importanti, all'ambiente mediterraneo. Questo che cosa comporta? Comporta anche un po' un cambiamento in questo metodo, in questo sistema di progettazione. Cambiano un po' le percentuali, cambiano le funzioni delle piante. Qui, come vedete, le piante vengono suddivise in piante strutturali, in piante compagne, in piante corbisuolo. In realtà ci sono tante altre categorie di piante che possiamo andare a inserire. Questo metodo di progettazione, che ad oggi praticamente uso un po' nel 90% dei progetti che portiamo avanti, consente veramente di ridurre i tempi di progettazione, ottenendo dei buoni risultati, a mio avviso, perché si vanno a scegliere subito le piante, si scelgono a monte, diciamo, tutte le piante. Una volta stabilita la funzione di ogni singola pianta, si dividono per percentuali e si ottiene quello che vedete, la quantità, cioè subito la pianta finale. Chiaramente il decimale viene arrotondato per eccesso, quindi se abbiamo 1,88 saranno due piante. Però, come vedete, si ottiene con un foglio Excel banalmente il totale delle piante. Qui poi si riempie di colori per dare l'idea delle fioriture durante l'anno, e questo sostanzialmente è il progetto. Poi da qui, poi magari quando vi carico le slide aggiungo anche un'altra immagine interessante, perché poi da questa matrice noi abbiamo due strade in realtà. Possiamo o direttamente andare a posizionare le piante in loco, cioè poi dove
dove cresceranno, quindi nel nostro giardino, oppure per nostra curiosità, per farlo vedere poi al cliente o a noi stessi, o per verificare che effettivamente questa matrice che noi abbiamo creato funzioni, che cosa facciamo? Possiamo andare a, direttamente a posizionare tutte le piante sul progetto, quindi semplicemente con i cerchietti, conoscendo le dimensioni massime, che anche qua c'è tutto un discorso, diciamo, legato all'esperienza, perché sostanzialmente noi non possiamo fare affidamento alle dimensioni che troviamo su un catalogo piuttosto che su un sito internet. Queste qua sono, diciamo, delle decisioni che noi prendiamo in base alla nostra esperienza, in base a quello che noi sappiamo effettivamente su quella pianta e su quanto crescerà poi in quel dato luogo. Questo poi ci aiuta magari a saperlo, che ne so, il clima, fare delle analisi chimico-fisiche del terreno, insomma, possiamo poi veramente ottenere tanti, tanti dati in tal senso. Quindi, riassumendo un po' quello che secondo me dovrebbe essere il giardino da qui in avanti, in ambito mediterraneo, poi anche tutti i cambiamenti climatici in atto, chiamato un po', l'ho chiamato giardino del futuro, insomma, concedetemi questa trovata commerciale, però penso che in realtà sia abbastanza calzante visto il periodo, cioè quando noi ci approcciamo anche al privato, quindi nel piccolo, sostanzialmente andando a creare un piccolo giardino, secondo me non possiamo non tener conto di quello che avverrà tra 20, 30, 40, 50 anni, e ad oggi bene o male possiamo riuscire a prevederlo, perlomeno sappiamo che anche 0,5 un grado di innalzamento della temperatura media in tutto il mondo può portare a stravolgimenti allucinanti, perché abbiamo visto negli ultimi anni degli eventi atmosferici piuttosto importanti. Quindi sostanzialmente è un giardino che punta molto sulla biodiversità vegetale, perché aumentando la biodiversità vegetale noi magari attiriamo degli insetti utili che poi possono aiutarci nella lotta con le malattie, con i parassiti. Quindi aumentando la biodiversità vegetale aumenta la biodiversità animale, aumenta anche quindi la autosufficienza del giardino che andiamo a creare, che non è più un giardino, se vogliamo è un ecosistema, un piccolo ecosistema. Quindi sostenibilità ambientale, perché dobbiamo andare a creare un giardino che non sfrutti le risorse a disposizione, ma le usi in modo tale che poi ritornano disponibili di anno in anno. Quindi sicuramente un uso dell'acqua oculato, per esempio assenza di concimazioni, perché tutte le piante che utilizzo io nei miei giardini al 99% dei casi non necessitano mai di concimazioni, perché sono piante che in natura vivono in terreni poveri. Di conseguenza assenza quasi totale di trattamenti fitosanitari, salvo alcuni trattamenti fatti in prevenzione, come trattamenti rameici banalmente, che tutti noi conosciamo, che sono ancora consentiti per poco tempo, oserei dire, in agricoltura biologica, oppure magari inoculi di funghi micorrizici in fase di impianto che aiutano la parata radicale delle piante, quindi aiutano le piante poi a prevenire malattie fungine e via dicendo. Interventi di potatura, questa è un po' una caratteristica dei giardini miei, che sono concentrati solo in due momenti dell'anno che io stabilisco a monte, cioè settembre e marzo. Io in questi due mesi l'anno concentro tutte le potature, che possono essere magari a settembre, a fine estate, più che altro incentrate sulle sempreverdi, viceversa a fine inverno su tutte le piante decidue che hanno perso le foglie, che hanno seccato, quindi noi andiamo a tagliare alla base. Quindi una gestione, se vogliamo, più virtuosa del giardino, che non si limita soltanto al taglio del prato e al taglio della siepe, ma diciamo che necessita un po' più di conoscenza, se vogliamo, delle piante. Quindi ecco, andiamo con questi mix di piante che vi ho fatto vedere a cercare di simulare dei piccoli ecosistemi, quindi sostanzialmente delle associazioni che troviamo magari già in natura, delle fitocinosi naturali, quindi che per creare appunto un ecosistema parzialmente autosufficiente che sia anche dinamico e vario poi nel corso dell'anno, perché deve essere anche in realtà poi magari banalmente, concedetemelo, un prodotto anche commerciale vendibile, per cui noi andiamo sicuramente verso una sostenibilità ambientale che è molto importante, però dobbiamo anche cercare di vendere un servizio, un prodotto che sia vendibile. Detto questo, io brevemente vi faccio vedere un po' una foto, questa è un po' emblematica del giardino, sostanzialmente prima non c'era nulla,
c'era un prato con piante sparse, un terreno poco fertile. È stato lavorato molto a fondo con questo ripper, in realtà non è una lavorazione del terreno perché sostanzialmente andiamo a fare soltanto dei tagli verticali, quindi non altera la struttura del terreno che poi potrebbe provocare danni. È stato ammendato con della sabbia, non è stato apportato compost perché non serve aumentare la fertilità con la stragrande maggioranza delle piante mediterranee. Qui sono delle foto, diciamo, legate ai primi momenti di piantagione, quindi vedete dei viali di ghiaia, uso di teli di diverso tipo, biodegradabili, questi sono dei teli iutagugliata, questi sono dei teli sintetici che hanno una durata di più anni, a seconda chiaramente poi del tipo di pianta che è stata utilizzata. Quindi l'impatto iniziale in realtà è abbastanza tragico, nel senso che chi lo vede per la prima volta può rimanere un po' scioccato e domandarsi, ma sì, boh, come verrà, come sarà? Questa è la parte, diciamo, più perimetrale, dove quelle che vedete sono tutti piccoli arbusti caratteristici della macchia mediterranea. Una delle cose positive di questo giardino è, diciamo, se vogliamo, il pronto effetto, perché in realtà è un giardino che in pochissimo tempo raggiunge una certa maturità. Questa è una foto che è stata scattata con il drone soltanto un anno e mezzo dopo dall'impianto, quindi da quelle foto che avete visto un anno e mezzo dopo, diciamo che sostanzialmente abbiamo un giardino quasi a maturità, perlomeno per quanto riguarda tutta la parte centrale di questo parterre naturale, se vogliamo, centrale con piccole piante arbustive, graminacee, erbacee, loro si sono sviluppate in pochissimo tempo. Viceversa, la parte più laterale, composta da arbusti sempreverdi, magari ha ancora bisogno di un po' di tempo. Tant'è che ad oggi, passati 3 anni, diciamo che tutta questa zona si è pressoché riempita quasi del tutto. Quest'anno abbiamo dovuto fare degli interventi di potatura un po' più drastici del solito, perché comunque queste piante, avendo trovato terreno molto più fertile rispetto a quello che hanno in natura, sono cresciute notevolmente. Parliamo soprattutto di cistus, ecco, genere cistus. Questa, vabbè, ogni tanto io inserisco dei video. Secondo me è importante garantire una certa dinamicità all'interno dei giardini. La dinamicità in questi giardini è sicuramente garantita dall'alternanza di fioriture durante l'anno, è garantita anche dalle potature, perché quando noi andiamo a potare sostanzialmente facciamo emergere delle piante che magari prima erano seppellite, per cui dopo una potatura cambia completamente l'assetto di questo tipo di giardino ed è come se fosse rinnovato completamente. E la terza D di tutta la dinamicità è rappresentata proprio dal vento, cioè di utilizzare delle piante che con il vento si accendano, prendano vita, quindi quando c'è vento il giardino prende vita. Secondo me è un aspetto fondamentale. Un altro aspetto sicuramente è l'olfatto, quindi utilizzare anche piante molto aromatiche. Abbiamo cisti, abbiamo tutte piante aromatiche della macchia mediterranea, per cui sicuramente ci sono diversi odori sparsi tutto l'anno. E questo è appunto quello che vi dicevo, perché qui vedete un elicriso banalmente, insomma, appena potato, però che fa emergere dietro queste stipa icciu che magari prima erano un po' nascoste dai fiori secchi dell'elicriso o delle lavande. Quindi ecco, questo per dire proprio che la potatura crea dinamicità, crea nuovi interessi all'interno del giardino e va vista proprio come, se vogliamo, essenziale, no? Nei confronti della vita, della durata e dello sviluppo del giardino. E ho diviso questa presentazione in 2 anni, quindi il primo anno, dopo il primo anno e dopo il secondo anno, per farvi vedere un po' la storia di questo giardino nel tempo, insomma, perché poi avendo un'impronta piuttosto naturale, diciamo, ogni anno è diverso, quindi è un giardino che sostanzialmente cambia. Nonostante il disegno iniziale, comunque, come avete visto prima, ho posizionato soprattutto in questa parte centrale le piante in linee, ma questa geometria è andata completamente, volutamente persa in poco tempo, perché come vedete qua non sembra in realtà che ci sia un disegno. Queste sono delle Achillea filipendulina che direi fortunatamente poi si disseminano con gli anni, quindi poi uno sostanzialmente si può divertire a trapiantarle, a coltivarle in vaso o anche a lasciarle dove poi si sono disseminate, perché la disseminazione non deve essere vista come un incubo. Se utilizziamo magari soltanto una o due piante che si disseminano all'interno di un giardino così grande,
può essere visto anche come un aspetto positivo. E quindi queste sono foto scattate sostanzialmente 6 mesi dopo la realizzazione di questa parte del giardino, perché questa parte che vedete è la parte più grande, in realtà nell'altro versante della casa c'è un'altra parte di giardino un pochino più piccola che è stata realizzata sempre nel 2017, però nell'aprile. Quindi questa parte, realizzazione novembre 2017, queste foto scattate nella primavera, quindi qui siamo a maggio, fine maggio, maggio-giugno, pochi mesi dopo. Come vedete il cambiamento è piuttosto repentino, veloce, anche se stiamo andando a utilizzare dei piccoli arbusti, quindi non soltanto piante erbacee. Qui ecco la stipa Ichu nel suo massimo splendore, qui siamo a giugno, giugno inoltrato, siamo andando, sì, giugno-luglio. Qui le fioriture sono spostate leggermente un po' più avanti rispetto al solito clima mediterraneo, perché come vi dicevo abbiamo circa 3-4 gradi in più rispetto a Roma e dintorni. Questa è una piccola zona che ho chiamato l'angolo delle farfalle, perché diciamo inizialmente poi l'assetto è un po' cambiato attualmente in realtà, però avevo previsto diverse piante che attraessero le farfalle, quindi sicuramente delle verbene, delle buteleia, un angolo diciamo parzialmente in ombra. Questa invece è la parte che vi dicevo nascosta del giardino, la parte più intima se vogliamo del giardino davanti casa, che non avete visto fino adesso, e questo è lo sviluppo nel primo anno. Questa è una zona che anche lei cambia veramente tanto durante l'anno. Qui vedete sempre le piante disposte in linea, qui c'è una linea di festuca. Questa non è una festuca glauca, è una festuca acte, si chiama festuca acte, Banks Peninsula Blue. Ad oggi sinceramente non la userei più di tanto, perché è una festuca che si dissemina molto. Preferisco la glauca perché fa meno spighe e si dissemina di meno. Però di Pro ha una foglia molto quasi blu, ha un bel colore, sicuramente interessante da tenere in considerazione, però si dissemina facilmente. Qui erigerano una fila di lavande, stipe, perosche e via dicendo. Poi vedrete sempre questo angolo come cambia poi nel corso dell'anno. Qui i sentieri che d'estate vengono un po', diciamo, coperti dall'esuberanza delle perosche, delle stipe, una fila di elicrisi. Ecco, questo bordo poi col tempo fortunatamente non si vede più sostanzialmente, perché è coperto dalle piante, per cui vediamo solo la ghiaia e le piante che emergono, diciamo, tra i vialetti. Questa è una foto scattata un po' dall'alto in uno dei vialetti centrali. Qui vediamo un piccolo mucchio di salvie leucanta che sono lì ferme, sempre verdi, diciamo, in questo momento dell'anno, e pronte poi a fiorire in autunno, da settembre fino a novembre. Sono un paio d'anni che la fioritura si è un po' protratta in avanti, tant'è che adesso sono in piena fioritura in questo momento dell'anno. Quindi ho cercato anche un po' di rendere scalari non soltanto le forme, le grandezze delle piante, ma anche la loro fioritura, per cercare di dare un po' di interesse in diversi momenti l'anno. E come vedete questo disegno, a partire dalle festuche, per poi utilizzare gli erigeno, le nepeta, per poi passare alle achillee, alle ballota, e poi salire mano a mano di dimensione con le lavanda, le stipe, le perosche e via dicendo, viene ripetuto su tutti i lati di questo parterre centrale, no? Quindi laddove c'è poco spazio, chiaramente la prima fila è diciamo, occupata da una sola pianta. Qui uno degli ospiti del giardino, vedete questa zona che avete visto prima, già in questo momento dell'anno, perché poi sono foto scattate nel primo anno, già un pochino diversa, non ci sono più le spighe, si tende ad andare verso colori un po' più caldi, più estivi, no? Dove il giallo, il paglierino prevale rispetto a colori magari un po' più accesi. Quindi diciamo che abbiamo una macchia un po' più soft, meno esuberante rispetto magari alla primavera, estate. Qui ci spostiamo, andiamo verso l'autunno, quindi il secco comincia a prevalere. Vedete, ecco, comincia anche la fioritura della salvia leucanta.
E queste sono, secondo me, tra le foto più belle che ho scattato appunto nel primo anno, nel primo autunno, dove si vede molto bene questo concetto di scalarità che permette anche, secondo me, una buona leggibilità di tutto lo schema di piantagione. Questo momento dell'anno è molto bello anche per quel po' di secco che rimane dall'estate e dalla fioritura della sabbia, che secondo me rende molto bene l'idea. Qui ogni tanto qualche visuale verso la parte più esterna del giardino più perimetrale, laddove ho voluto cercare di creare una macchia mediterranea sostanzialmente. Queste buddleia ogni anno vengono potate drasticamente perché, come potrete immaginare, diventano veramente enormi, esuberanti. E fortunatamente, nonostante il territorio circostante sia stato veramente distrutto dall'uomo, quando guardiamo in questa direzione vediamo tutta la catena montuosa dei castelli romani, dei monti dei castelli romani. Comunque c'è un bel affaccio, un bel respiro, quindi fortunatamente un po' di paesaggio intorno al giardino ce l'abbiamo. Chiaramente, per vedere i cisti in fiore abbiamo dovuto aspettare un anno per vedere una cosa di questo tipo. Ne valso la pena, perché la prima volta, quando arrivi in questo viale completamente pieno di cisti, è veramente un effetto, cioè sono rimasto io stesso stupito, veramente incantato da quello che vedevo. E questa, secondo me, forse la soddisfazione, insomma, più, cioè rimanere stupiti dello stesso, del proprio lavoro, è credo sia una bella soddisfazione. E qui quindi siamo dopo il primo anno dalla piantagione, quindi circa un anno e mezzo da quando è stato impiantato. In questa parte ho deciso di utilizzare delle iris tra le ballote, perché la ballota è una bella pianta, interessante per il fogliame, però l'infiorescenza è piuttosto, diciamo, esigua sostanzialmente. Quindi mi faceva un po' da base, da letto, per far emergere le iris in questo momento dell'anno, che sono fantastiche. Poi un giardino che cambia anche a livello di luminosità a seconda del meteo. Qui in questa giornata un po' bigia, con toni cupi, emergono molto questi colori azzurri, quindi un giardino assume, diciamo, un tono drammatico, se vogliamo, no? Quindi è molto vario. Qui siamo sempre circa dopo un anno e mezzo, come vedete si perde sempre di più quella geometria iniziale, si va sempre verso di più un giardino naturale, selvaggio, quasi casuale, no? Come se fosse stato disseminato, come se fosse qualcosa che troviamo sostanzialmente in natura. Non ci sono piante rare, non ci sono piante introvabili, sono piante che a mio avviso... Cioè, la mia idea a monte era quella di farle conoscere, perché nonostante chi è appassionato del settore le conosca molto bene, la maggior parte delle persone no. E messe insieme, in un certo modo, comunque fanno un effetto scenico, a mio avviso, bello, insomma, interessante. Questo momento dell'anno è sicuramente tra i più belli, c'è la massima esuberanza da parte delle piante, quindi i gialli, i viola e i blu prevalgono e creano questi contrasti caldi e estivi molto, molto interessanti. Ecco, questa è sempre quella zona che avete visto prima, dove c'era il gatto dietro casa. In estate si alza di circa un metro grazie alle fioriture, quindi cambia completamente rispetto a quello che abbiamo visto prima. E questo sicuramente è il momento più bello, no? di tutto l'anno per quanto riguarda questa zona, perché abbiamo questa festuca particolare che fa una marea di spighe. Le lavande, altre, le stipe, le perosche, quindi diciamo in questo momento dell'anno c'è molto molto volume. Poi si arriva all'inverno invece che è sparito tutto, perché magari le rigge sono seccati, le altre piante stanno tutte in riposo vegetativo e quindi cambia veramente tanto nell'arco di un anno. Qui 2 anni dopo siamo, io intanto guardo l'ora, siamo in tempo, Angela, mi sa che... Comunque siamo quasi arrivati alla fine.
Sono stupendi queste foto, sì, sono molto ispirazionali, sì. Però ovviamente vogliamo anche forse dare un po' di tempo anche a chi avrebbe domande. Sì, sì. Comunque, procediamo. E, due anni dopo, quel viale che avete visto prima, di cisti che erano ancora un po' piccolini, diciamo, assume la sua massima, quasi la sua massima grandezza. Diciamo, siamo arrivati a uno sviluppo già importante di questa macchia mediterranea. Quindi la mia idea era quella di proprio ricreare una macchia mediterranea e far immergere le persone e farle perdere, cioè pensare, di immaginare di essere altrove. Quando sei qui sei completamente isolato dall'esterno. Poi esci da questi viali e ti ritrovi quella zona centrale del giardino tutta in fiore. Quindi c'è un po' di effetto wow, diciamo, girando per questi vialetti. Chiaramente la primavera è una stagione interessante per questa zona del giardino, grazie alla fioritura dei cisti che ho utilizzato in diverse varietà. Ci sono Cistus scambergis, arbifolius, florentinus, purpureus, laurifolius, quindi insomma mi sono divertito a utilizzarne in gran parte, perché ritengo che il cisto sia una pianta che è molto molto versatile, che si può utilizzare anche in terreni piuttosto pesanti, con le dovute accortezze, magari andando a migliorare un po' il terreno in fase iniziale, ed è anche un arbusto che tollera molto molto bene situazioni di mezz'ombra, quindi non per forza deve stare a sole pieno tutto il giorno, ma tollera anche situazioni piuttosto ombreggiate, e nonostante ciò fiorisce anche. Vedete, la massa di secco comincia a essere già importante per quanto riguarda questa stipa, che è una stipa molto grande, la stipa Icciu, quindi a partire già dal secondo anno bisogna cominciare a togliere il secco, se no altrimenti la pianta poi fa fatica a rimettere nuova vegetazione. Quindi la manutenzione di questi giardini, o meglio la gestione e la cura, poi cambia di anno in anno a seconda dello sviluppo delle piante. Io poi nel tempo ho inserito anche delle stachis, queste non erano piante previste in fase iniziale, però come vedete poi sono giardini che possono essere, diciamo, migliorati e modificati negli anni, senza andare a rovinare un disegno iniziale che sostanzialmente col tempo quasi si va a perdere. E questa è la macchia mediterranea, che comunque, nonostante non sia in fiore, mantiene, diciamo, un certo interesse. Questo è il video che avete visto prima, sostanzialmente la foto scattata nello stesso momento. Quindi avete usato, posso chiedere, una totale di quante piante? Sì, circa 2500 piante. Sì, è stato insomma abbastanza impegnativo. E questa è una foto, diciamo, in estate, c'è un po' di secco, vabbè, con convolvulo, diciamo, ancora, un convolvulus mauritanicus, ancora in fiore. Però comunque, secondo me, anche d'estate, nonostante ci sia il secco, comunque mantiene l'interesse. Per me non è importante che ci sia sempre il fiore, ma anche il fiore secco, secondo me, esteticamente è molto, molto bello. Questa slide qui sostanzialmente è la slide finale di questa presentazione, dove vedete, avete visto prima l'immagine dall'alto scattata col drone. Questo è un video che ho fatto circa un anno e mezzo fa per lanciare un po' questo giardino, per farlo, per renderlo un po' interattivo, sostanzialmente. Non potendoci andare, magari così lo vediamo in video. Facciamo finta di essere lì. Thank you.
Eccoci qua. Fine. Grazie mille, grazie mille, complimentissimi. Grazie a te, grazie. Un cittadino mozzifiato di molte ispirazioni. Allora, ok, gestiamo queste domande. Sì. Io ho un paio di domande. Se avete domande da fare a Stefano, vi chiedo di unmute yourselves e parlare, così lui senti, ok? Quindi allora io faccio stop la condivisione dello schermo, ok? Ok, sì, torniamo in tanti. Bene. Ah sì, adesso ho ognuno di voi in una scatoletta, sembra un calendario di avvento. No, come si dice advent calendar in italiano? Ci sono? No, non so. Ok, allora scusate, la domanda mia... Sì, ci sono. Ok, ci sono, ok. Allora, avete capito. Posso fare io la prima domanda a Stefano, perciò. Mi chiedo, la potatura, come potete entrare in quelle aiuole, cose fitte? Mi chiedo, you know, dovrebbe essere una sfida. Però mi è piaciuto molto questa idea di potare per far vedere o evidenziare altre piante. Questo è un concetto che non ho mai... Io spero che un giorno potremo entrare col drone, col telecomando, lo facciamo potare le piante così non distruggiamo niente. Perché però, la densità è ovviamente molto sì, densa. Si fa, diciamo, si presta un po' di attenzione quando si entra chiaramente in quelle situazioni, però si fa, insomma, non ci sono controindicazioni, non ci sono problemi. Chiaramente sono interventi straordinari, quindi non è un qualcosa di ordinario, non entriamo mai tutti i giorni. All'interno di quella aiuola. E due volte come due volte, poi ci possono essere chiaramente dei diserbi manuali, saltuari, per cui ogni tanto qualcuno entra lì va a togliere qualche betta, ma insomma quello è ininfluente, diciamo. Altre domande? Io ho altri, però lascio la parola a voi. Io avrei una domanda, se possibile. Prego Paola. Ciao. Senti, ciao. Magnifico, bellissimo, bellissimo. Grazie. Senti, io ho una domanda molto specifica sui cisti. Sì. Io ho una cimice tremenda che si chiama Oxythyrea funesta, la conosci? È una cimicina grigio scuro con dei puntini bianchi che va sempre sui cisti, un po' anche sugli iris e mi mangia tutti i fiori. Si infila proprio nel bocciolo ancora chiuso. Mm-hmm. Se la conosci, se sai come si può combattere. Sì, la conosco. Dalle mie parti non dà problemi sul cisto. Da queste parti non ho mai visto questo insetto andare a mangiare i fiori del cisto. Però sicuramente si può combattere come tanti altri parassiti, magari con dei rimedi naturali, degli insetticidi naturali. Io spesso e volentieri non so se possiamo darci del tu, se sì, certo. Tu utilizzi prodotti fitosanitari nel giardino oppure cerchi di non utilizzarli. No, difatti la schiaccio con le dita. Ecco, se ci sono pochi insetti, in quei casi l'eliminazione manuale secondo me è sempre la cosa consigliata. Chiaramente se si hanno tantissime piante magari può diventare un po' più complicato, allora possiamo andare a utilizzare dei rimedi un po' naturali. Magari io eviterei di utilizzare l'olio di neem, che oggettivamente non serve a niente, perché il principio attivo è una percentuale molto molto bassa. Magari proviamo a comprare degli insetticidi sempre consentiti in agricoltura biologica, però a base del principio che è all'interno dell'olio di neem, cioè la zatiractina, perché ha una percentuale un po' più elevata. Ecco, quell'insetticida naturale è un insetticida parzialmente sistemico che entra un po' nella foglia, è selettivo nei confronti degli insetti, degli animali, per cui non fa danni ad altri insetti. Provare, ecco, diciamo, una soluzione di questo tipo, eventualmente. Ti ringrazio, grazie. Prego. Io posso rispondere che ci sono quegli insetti che vanno anche sulle rose, no? Hanno lo stesso speciale... E qui in paese mia c'è una signora che li lavi con acqua e
Sapone di piatti. Sapone di Marsiglia. Sì. Grazie. Non so. I piatti. Ciao a tutti. Allora, ciao. Anche da noi ce ne sono molte e vanno principalmente sulle rose e preferiscono le rose di colore chiaro. Di solito infatti vanno sulle rose. Io utilizzo un sistema molto banale che mi è stato suggerito da un'amica. Comunque prendo un barattolino pieno di acqua con un po' d'acqua, le faccio cadere nel barattolino perché poi nell'acqua non riescono a muoversi e non le schiaccio perché fanno un terribile odore. E quindi praticamente l'eliminazione manuale. Manuale. Non creano un problema di per sé alla pianta, però rovinano i petali. Quindi certo. Questo è quello che conosco. Grazie. Prego. Io volevo chiedere qualcosa a Stefano. Io abito a una decina di chilometri da San Cesareo. Ah. È una grossa azienda agricola. Però siamo in un buco e a me mi gela un sacco di roba. Adesso queste piante che tu ci hai fatto vedere non gelano? Allora, il primo anno c'è stata una forte nevicata nel 2017. Non so se... devo dire che nonostante siano state sommerse da per una settimana dalla neve, è vero pure che la neve non crea problemi alle piante. In realtà, no, è il gelo. È il gelo che crea i danni. Però devo dire che tutte quelle piante lì hanno resistito abbastanza bene. Una porzione di quel giardino si è dimostrata essere molto esposta ai venti freddi, era una variabile che oggettivamente era un po' difficile prevedere, per cui alcune ballote d'inverno tendono un po' a seccare per poi riemergere in primavera. Però con le dovute accortezze non abbiamo avuto particolari problemi. No? Cioè riemergono? Sì. Tra le mediterranee cerchiamo di utilizzare quelle piante che hanno una rusticità maggiore, no? Perché comunque, che ne so, tra la lavanda, piuttosto che utilizzare una lavandula dentata, che comunque ha una rusticità di circa gradi, magari utilizziamo un ibrido, un intermedio, oppure una angustifolia, insomma, qualche lavanda che sia un po' più resistente. Quindi dobbiamo giocare un po' sulla rusticità delle piante. Infatti, sto imparando. Adesso, per esempio, lì ogni tanto c'è la nebbia, c'è stata già la settimana scorsa. Davvero? E San Cesare è un po' più alto. Quanto alto? Siamo circa 300 metri, 350 metri. E lì proprio c'è, poi viene via, ma la notte c'è la nebbia. Anche gli ulivi, non è che stanno, poverini, non gli piace molto la nebbia. Comunque mi sto rendendo conto. Posso chiedere, avete qualche vivaio di preferenza in vostra zona o nazionalmente che sarebbe interessante a chiunque di noi che fa magari servizi di domicilio, you know, per la posta? Chiunque qui che... Stefano particolarmente, ovviamente tutte quelle piante... Allora, tu mi chiedi un vivaio che spedisca anche... Dove vai a trovare queste piante? Sì, se vuoi faccio una lista di vivaisti, se la posso fare, insomma. Abbiamo sul nostro sito anche quelli che raccomandano i soci, però siamo sempre nella ricerca di nuovi... E poi ovviamente ci sono sempre new entry. No? Quindi magari perché tu... Allora, diciamo nel centro Italia io mi rifornisco in particolar modo da un vivaista che si chiama Rasconi, che sta a Casal Palocco. L'unica cosa è che è un grossista e vende soltanto a professionisti, a partite IVA, per cui un privato purtroppo. Lui ha una grandissima produzione di piante mediterranee in quantità ed è uno dei grandi produttori che abbiamo in Italia, però non lo conosce nessuno proprio perché non vende privati, per cui soltanto se sei del settore in realtà puoi comprare. Altri vivaisti che invece hanno aperto la vendita anche al pubblico, magari lo conoscerete, insomma, Luca Agostini di Botanica Dry Garden, Piante Mates, sostanzialmente a Orbetello in Toscana. Lui ha una grandissima coltivazione di piante mediterranee, ha sviluppato anche un giardino mediterraneo interamente senza acqua. Ecco, nel giardino che avete visto c'è un'impianto ad ala gocciolante, invece nel giardino di Luca Agostini
è tutto senza acqua. Lui produce le piante mediterranee in vaso forestale, questi vasi antispiralizzazione che consentono alle piante di essere un po' più autosufficienti, perché la radice, una volta piantata la pianta, va subito in profondità. Quindi coltiva le piante in un modo abbastanza interessante, in linea un po' con i nostri obiettivi. Un altro vivaio che sta vicino si chiama vivaio 98.3, piante mediterranee, è un vivaio che sta a Tarquinia. Loro sono giovani, sono nati da poco, seguono secondo me un po' la stessa filosofia che ha un po' Luca Agostini, tant'è che anche loro hanno fatto un bel giardino dimostrativo proprio per far vedere quello che possiamo andare a fare con le piante, perché il limite di molti vivai in realtà è che noi vediamo la singola pianta, però non ci rendiamo mai conto di quello che delle potenzialità che ha se abbinata ad altre piante. Invece questi vivaisti un po' più illuminati hanno creato questi giardini dimostrativi e lì fanno cultura, cioè lì sensibilizzano veramente le persone al mondo del giardino. Un altro vivaio... Potrebbero essere anche futuri visiti quando... Perché no? Quando siamo... permessi di muoverci, quando sarà possibile. Facciamo una visita nella zona. Certo. Un altro vivaio interessante è il vivaio Salto del Prete, se non so se lo conoscete, che sta in Umbria. Molto bene, molto molto bene, abbiamo visitato loro, stanno vicino ad Yvonne, che ha fatto una grossa collaborazione con loro, probabilmente Yvonne ha cominciato a loro percorso nel mondo mediterraneo all'inizio, penso. C'era il nome. Sarebbe giusto, Yvonne? Sì, sono fantastici. Volevo riprendere il discorso della temperatura. Sì. Noi abbiamo il giardino a Verona e gran parte di quelle piante che hai fatto vedere vivono bene. Ecco, e andando a vedere i limiti che danno, che dà Filippi delle temperature, io mi trovo bene, quindi i dati che dà Filippi potete seguirli, almeno nella nostra zona, diciamo, certo. Ecco, dà il limite minimo e io li provo e vanno bene. Anche i cisti, la maggior parte, sono resistenti. Questo mi fa piacere sentirlo, perché secondo me è un tipo di giardino, insomma, tipo di pianta e un tipo di giardino che può essere utilizzata anche in climi non prettamente mediterranei. Ecco, insomma, anche perché io poi nella mia vita ho visto dei bellissimi giardini mediterranei in Inghilterra, per esempio. Quindi voglio dire, sono piante che possiamo utilizzare non solo proprio nell'habitat mediterraneo, ma possiamo anche usare di più. Un consiglio che mi sento di darvi sulla rusticità: la rusticità è anche influenzata un po' dal drenaggio del terreno, per cui terreni un po' pesanti diminuiscono in realtà la rusticità delle piante. Quindi se una pianta resiste a meno 15 gradi, resiste a meno 15 gradi se il terreno è ben drenato. Se il terreno è un po' pesante, il suo livello di rusticità si abbassa, magari arriva a meno 5, meno 6. Una domanda e dopo mi fermo. Cani, bambini, ci sarà qualche altro posto del giardino che possono viverci? Perché così è difficile. Sì, in realtà è un... Bambini, orto, non so, ecco. Sì, questa è una buona domanda. Loro non hanno figli, hanno due cani. Però sono i più impegnativi dei figli questi cani, diciamo. Loro hanno un giardino di circa 7.000 metri quadri e circa metà di questo giardino in realtà è un grande frutteto, per cui c'è un prato, c'è un orto, c'è un frutteto e loro hanno anche delle arnie e fanno un buonissimo miele di castagno, per cui i cani hanno tutto lo spazio per scorrazzare e correre liberamente. Posso chiedere cosa ti hanno chiesto quando sei andato lì? Come, cosa era il brief di loro? Cosa volevano loro? A parte di chiudersi? Non lo sapevano. No. Ok. Cioè sì, lo sapevano. Mi hanno scoperto, insomma, un po' casualmente, hanno visto un po' di lavori, quindi siamo un po' arrivati insieme a questa decisione.
però in realtà secondo me non lo sa, cioè la persona che ti ingaggia non lo sa proprio mai precisamente quello che vorrebbe, no? Poi sta un po' a noi cercare di interpretare, metterci del nostro e arrivare a qualcosa che piaccia, chiaramente. Ma sono giardinieri o sono estetici? Cioè, loro lavorano in giardino? O sì, loro si dedicano molto al giardino, all'orto, appunto hanno messo le arnie. E lei passa del tempo, per esempio, a fare del diserbo manuale, che secondo me è un'azione nobile, nel senso un'azione meditativa, se vogliamo. A molti non piace, però secondo me, se fatta con criterio, è un aspetto molto bello del giardinaggio. Quindi a lei piace molto interagire poi in realtà col giardino. Senta, volevo chiedere una cosa, poi lascio. Io mi sono resa conto che ogni estate è più calda e più secca. E a me mi sono morti dei cespugli, proprio morti, secchiti. Sì. E perciò, per esempio, quel giardino lì, cosa succederà fra 5-6 anni? O qualcosa morirà? Forse morirà. Allora, diciamo, per prevedere questo, io all'epoca abbiamo installato un impianto di irrigazione su tutta la superficie. Chiaramente è una superficie grande, l'impianto di irrigazione c'ha circa 20 zone. Però attenzione, non è che questo giardino è un giardino dipendente dall'acqua, perché sennò tutto il concetto di sostenibilità di cui ho parlato avrebbe poco senso. Per quanto comunque là c'è parecchia disponibilità d'acqua. Per cui che succede? Che in estate sostanzialmente si irriga una volta ogni 10 giorni, una volta ogni 15 giorni. Chiaramente poi a rotazione l'impianto di irrigazione funziona spesso, perché dobbiamo irrigare tutto. Però ogni zona non riceve l'acqua tutti i giorni, ma la riceve a seconda delle stagioni, che ne so, una volta a settimana, una volta ogni 2 settimane. Sì. In realtà tutta la macchia perimetrale di arbusti quest'estate non è stata irrigata, perché si arriva a un certo punto che non hanno più bisogno di acqua. Poi c'è anche un telo sintetico professionale che aiuta in tal senso, perché fa bisogna utilizzare un po' di accortezza, ecco, avere un po' di accortezza in tal senso. L'estate in Liguria quest'anno non era più caldo, era un'estate... Ma la Liguria si muove abbastanza. Da noi è stata calda, diciamo, si è fatta sentire. Okay. Il Lazio è caldo, molto caldo. Va bene, allora abbiamo aggiunto la nostra oretta. Se non ci sono altre domande, vi invito se volete rimanere, non chiudo la riunione se ci sono alcuni di voi che volete parlare, però vorrei ringraziare Stefano. Ovviamente ci sono state richieste per magari facciamo una lista o magari dispositivi, qualche dispositivo che posso mandare ai soci, la lista dei tuoi vivai. Mm-hmm. C'era in quel dispositivo, c'era una lista molto completa di piante che hai usato nel progetto, che sarà molto utile a tutti noi. Quindi grazie mille, ci vediamo. Hai altri progetti in questo momento importanti? Sono diversi progetti in ballo che quest'anno chiaramente hanno avuto dei rallentamenti a causa del Covid, anche perché poi tante amministrazioni, col fatto che la pubblica amministrazione lavorano tutti da casa, anche soltanto per dare dei permessi i tempi si sono allungati infinitamente, per cui ci sono diversi lavori in ballo che stanno in attesa, diciamo, di essere realizzati. Sicuramente l'anno prossimo gran parte dei giardini che abbiamo progettato, insomma, vedranno la luce. Ok, quindi ci teniamo i nostri contatti e magari un giorno veniamo a vedere un altro progetto di vita in persone, ok? Perché, assolutamente. Grazie mille. Grazie Stefano. Grazie. Grazie.